Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Lorenzo, che vuole che faccia due parole del film Stalingrad del 1993 di produzione tedesca di Joseph Wiesmüller. Qui, mentre sto sistemando e sanificando tutto il negozio, mi prendo il tempo appunto di girare qualche mini recensione a negozio chiuso, chiaramente, perché sto appunto sanificando, ma visto che ci sono la giro qui, questo Stalingrad, che dire della storia di Hans, questo capitano che dall'Italia viene mandato sul fronte russo a Stalingrado. Lui non è un ideologico, non è un nazista convinto di combattere una guerra formalmente normale come altre, e fino a quel momento, il 42-43, Stalingrado era ancora, diciamo così, in mano più all'esercito nazista. Lentamente però in realtà tutto questo va a puttane e praticamente Stalingrado incomincia a diventare, fortunatamente per tutti noi, diciamo così, un campo di battaglia molto sfavorevole ai nazisti, e che poi in realtà li farà perdere la guerra. Di qui in poi appunto tutta la storia del nostro Hans, che viene praticamente messo alla corte marziale insieme ai suoi commilitoni, tutta la storia di loro che devono cercare poi anche di scappare, fino a un finale amarissimo appunto. Allora, il nostro racconta quindi questa storia dagli occhi di questi soldati nazisti, questi soldati tedeschi, ma lo fa senza manicheismo storico. Il film parte appunto dall'Italia e poi piano piano comincia a tratteggiare la fisionomia di questi soldati in maniera credibile. È un film veramente ben girato a livello tecnico, un film che in Germania ha funzionato anche tantissimo. Non è assolutamente retorico e non è secondo me neanche un film revisionista sotto questo punto di vista. I nazisti sono chiaramente i cattivi, sono chiaramente i pezzi di merda. Il nostro è un'eccezione, con i suoi soldati che piano piano si rendono conto comunque di quello che sta veramente succedendo nel mondo, anche perché poi avranno a che fare con un vero nazista appunto, che li denuncerà più volte, un capitano sul quale poi si faranno vendette, che teneva anche una soldatessa russa come ostaggio, insomma non vi voglio sputtanare tutto, perché questo Stalingrad comunque nel 1993 è un film che è andato abbastanza a scomparire. Un peccato, perché comunque come film bellico è interessante appunto il punto di vista dalla parte dei tedeschi. Certo non è un capolavoro, è un buon film per quanto me lo ricordo io, perché comunque è un bel po' che non lo vedo, ma ringrazio comunque Lorenzo di avermene fatto parlare, perché comunque era un film di cui non avevo mai parlato, e quindi parlare della battaglia di Stalingrado è sempre un piacere, nel senso che i nazisti lì ci hanno perso e io ci godo come pochi. Comunque appunto grazie ancora Lorenzo, e da questa mini recensione sanificante della sanificazione per ora è tutto.